Grazie, grazie per il caloroso benvenuto. Perché Vibo? Perché Vibo ha creduto in me e quindi fin dalla prima chiamata non ho avuto dubbi, ho accettato subito questa chiamata, sapevo di venire in un club importante, in un club che vuole migliorare, che punta a far bene in un campionato importante e quindi per me è una grandissima opportunità poter iniziare qui un nuovo percorso e cercare di costruire una squadra che possa essere protagonista in questo campionato. Lo stiamo cercando, stiamo valutando, insomma aspettando alcune proposte, vorremmo cercare di costruire una squadra ambiziosa, una squadra che possa crescere nella stagione, quindi mettere un mix di giocatori potenzialmente di un certo livello in grado di poter sviluppare un lavoro tecnico e di crescita durante l'anno, accompagnati ovviamente da qualche giocatore esperto che possa dare un po' di equilibrio. È una squadra che ha fatto un buon campionato, si può partire da una buona base, da un gruppo di giocatori che hanno già fatto un buon anno e esperienze insieme, quindi cercheremo di ripartire da alcune basi già valide di quest'anno. Non ci sono obiettivi fissi, è una società che vuole ovviamente migliorare e quindi l'ottavo posto è il punto di partenza, è una posizione di prestigio, entrare nei play-off in un campionato di Superlega non è semplice, tutte le squadre puntano ad entrarci e quindi bisogna provare a fare il meglio possibile. Io non ho in questo momento in testa un obiettivo da raggiungere, vorrei cercare di creare un gruppo ambizioso che possa arrivare più in alto possibile.